Stiamo per trasmettere il meglio del peggio volume 2, ovvero il capolinea del genere umano. Però è bello Comunque, se dire. non volete ascoltare questo podcast per i concetti agile, ascoltatelo per il lessico. Sta per iniziare il podcast di Agile for Italy. www.agileforitaly.com. Il www che poi è l'internet. Quello che si apre col Chrome. Che però si usa anche il Firefox, se vuoi. Buonasera e benvenuti a un nuovo podcast sempre di Agile for Italy in modalità, vi chiederete che fine abbiamo fatto, siamo a casa. Questo è il risultato finale, vero Davide? Io mi sto chiedendo sempre di più se la mucchina funziona quando devo fare sesso, perché ormai come si fa? Come fanno le persone in questi tempi di resilienza? Boh, non lo so, bene. Io ti dico soltanto che Pornhub per noi italiani dà l'account premium, quindi penso che la cosa sia unilaterale. Ma io gradisco più la fisicità. Vabbè, avanti. Dici? Buona serata a tutti. Stasera special guest Andrea Ferraco from Cosenza. Sera, buonasera. Questo fatto di essere per momenti. Aiuto. Sì, l'avete conosciuto per insomma le sue alte vette poetiche alla Petrarca, che abbiamo introdotto diverse volte all'interno dei podcast. Finalmente oggi con noi c'è anche gli aforasmi, c'è anche Pierpaolo, un Pierpaolo sobrio. Buonasera a tutti da Lambrate. Basta. Con furore. Quanto ci è impiegato a fare la spesa Buonasera. Oggi? Io oggi la spesa l'ho fatta non al supermercato, ma da un negozietto che vende la frutta. Ci ho impiegato una quindicina di minuti perché ho preso i miei soliti 15 kg di arance, perché per me in tempi di coronavirus la quantità di vitamina C da assumere quotidianamente deve aumentare. Ho preso un po' di lime perché vorrei mettere nelle spremute anche il lime, poi una banana che mangio la mattina insieme ai biscotti integrale, un po' di pere. Pensavo che mi dicessi che mi basta per 15 giorni una banana, comunque vabbè. L'alimentazione. La domanda Pierre, hai comprato lo scalogno? No, non l'ho comprato lo scalogno. Ma no, che è lo scalogno? Come cos'è lo scalogno? La verdura, è la verdura per l'insalata. È un tipo di cipolla, più light. Sì. Va bene. Per i risotti, insomma. Non sapete un cazzo, insomma. Vi devo comunque sempre spiegare le cose. No. Comunque, dato che ci sono sempre tanti video su mangiamo le cose italiane e tutto quanto, oltre alle arance ci sono i kiwi da mangiare, che hanno tanta vitamina C. Sì, io comunque mi stappo la birra. Vai, benvenuto. Vai. Benvenuto, vai. Vado? Vai, prego, aspetta. Devi. Che poi ragazzi, il plurale o il singolare di kiwi com'è? Non prende. Lo sai. È ananas. Hai aperto la birra? Ho un problema. Il cavatappi, la prima bottiglia non prende. Ma chiedo l'aiuto di mia moglie. Mi serve un'altra apri bottiglia. E noi di Agile for Italy li apriamo con le natiche. No, con le mogli a questo punto. Grazie. Se questo va. Dai, sentiamo. Vai. Ok, questo va. Oh, ok, io sto bevendo e devo pubblicizzarla. Vai. Una birra Savuco by Maltonauta, gentilmente offertami dai produttori Maltonauta, una birra artigianale calabrese. E fra l'altro sono stati anche, tra virgolette, sponsor di un evento presso Visione Agile, che è la community di Cosenza, in cui abbiamo fatto un momento sulla guida Scrum e abbiamo giocato poi con le persone a fare il quiz,
alla fine della, in epoca non da coronavirus, quindi ci siamo potuti incontrare e abbiamo fatto il quiz, il quizzone alla fine con 15 domande e i vincitori, i primi tre hanno vinto bottiglie di Maltonauta gentilmente offerte dalla Maltonauta. E stasera, ma pensate, ma la cosa interessante è che poi alla fine avete varato uno Scrum Master, cioè l'avete messo contro il muro, gli avete tirato addosso, la bottiglia, no, detto, gli hanno scritto un nome sopra in testa sulla fronte. Poi per l'occasione ho preso un bicchiere dell'Hard Rock Café di Firenze e io inizio comunque a pensare. Io volevo fare un attimo una digressione linguistica rispetto a quanto introdotto poc'anzi dall'amico Davide. Lui diceva il kiwi, i kiwi. Allora, in italiano esistono i nomi difettivi e i nomi sovrabbondanti. I nomi difettivi sono quelli per i quali manca una forma, che è il singolare o il plurale. Ad esempio il miele, la bontà. Non è che noi diciamo la bontà, le bontà, cioè la bontà, le bontà, resta sempre bontà. Viceversa, i nomi sovrabbondanti possono avere un singolare e più plurali. Penso, okay? Abbiamo appena perso 100 ascoltatori tipo, in questo momento. Tipo, ma perché oggi il tema della giornata è la grammatica italiana, cioè non lo sapevi. No, no, scusate. Allora, grazie Pier, comunque, grazie. Sì, un esempio, per esempio, un esempio è il fuso. Il plurale potrebbe essere il fuso. Il, dai, vai. Il fuso. I plurali possono essere i fusi, riferito agli orari, o le fusa del gatto, per esempio. Ok. Mi sento una persona migliorata. Diciamo che Agile for Italy è come l'osso, gli ossi del cane, le ossa del... Esatto. Diciamo che Agile for Italy si fregia di questa sua aulicità lessicale. Io ho capito che se uno te la intorta su e dice c'è stato il coronavirus, no, ma è così, c'è stato il coronavirus, non... Sei un anziano, Davide. Non si può più toccarsi, quindi i droni evitano anche quel contatto che potrebbe esserci fra il fattorino e 6.000 persone che tocca, che poi viene a casa tua, ti dà la penna in mano e firmi, ti prendi il coronavirus, a quel punto accetti il drone. Però... Scusa, io ti interrompo per un momento di una news che è appena entrata. Sigla! Allora, Giuseppe Conte ha appena fatto un decreto in cui dichiara che è ancora possibile toccarsi, Davide, quindi... con la mucchina. No, per farti stare tranquillo, perché ti vedo veramente sciupato. No, che... Stamattina, dopo che ho letto la notizia che ha mandato rifornimenti ai dottori, volevo mettere fuori la bandiera della Russia dal balcone di casa mia, che non ce l'avevo, e quindi ho chiesto a un russo se mi prestava una bandiera della Russia. Lui mi ha detto non ce l'ho la bandiera della Russia, però se vuoi ho quella della Giamaica, mi ha detto. È uguale. E poi Covid-19 è un nome che non si può pronunciare, comunque, vabbè. E perché se no se usciva Covid-20. Covid-20, sì, esatto. Tra le altre cose facevamo... Vabbè. Gira quella cosa per cui il Covid-19 cos'è compatibile col... Se sembra un codice gira. È un codice gira. Vi consiglio personalmente di seguire il programmatore di merda su Facebook, perché se siete un programmatore devo dire che è veramente... sono dei ragazzi in gamba. Che ti definiscono i quadranti per cui una competenza può essere componentizzata o featurizzata. È chiaro che uno sviluppatore front-end all'interno di un team che eroga prodotti, che produce documenti, che si occupa di piattaforme, deve essere, come dire, una competenza featurizzata, non può essere componentizzata. Abbiamo trasmesso, Pierpaolo Cimiro si introduce nello streaming delle università che tentano di fare le lezioni streaming e dice ortogonalizzato. Cioè, voi immaginatevi, io sto seguendo analisi 14 e a un certo punto compare Pierpaolo tipo via Skype ortogonalizzato e la gente passa così gli esami. Io direi una cosa forte, vado al supermercato, non mi faccio prendere da questa cosa che dovevo avere per forza la pasta in casa, tranne le penne lisce, birra ce n'è sempre stata, quindi noi siamo stati sempre in linea, esatto, questa cosa qua
mi ha stupito perché abbiano preso tanta carta igienica. Aia. Cioè, nel momento in cui scoppia una guerra nucleare, ma la prima cosa che ti viene in mente è pulirti il culo. No, ma cioè, adesso. No, ma magari pensavano di star male, quindi gliene serviva tanta. Non sì, so. Ma viene la polmonite, mica la diarrea. Infatti, infatti ho detto, sì, è un problema polmonare, non è un problema. non lo so. Scusate, bene. Scusate la gravità di questo mio intervento. Tu non devi dire. Questa cosa è difficile, ma questa cosa è più difficile di un'altra. Il tempo ti darà ragione, cioè poi alla fine c'è un assestamento per cui i team cominciano ad avere un plateau. Un plateau. Io non so, ragazzi, ma sigla. Momenti alti di Tiziano. Vorrei fare un riassunto. Abbiamo detto anelano diverse volte. Adesso c'è sì, plateau. Sì, sì, ho detto anche arare. Arare, arare, sì, sì, sì. Sostanzialmente. Sostanzialmente. Issue. Issue. La parola che ha detto prima dell'università. Deep dive. Quadratica. No, cos'è che è? Ortogonalizzata. Ortogonalizzata. ma per questo invitiamo sul palco il più grande product owner d'Italia. Tale Pierpaolo Cimirro. Olè! No, come il wrestling con la sigla iniziale. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi lo spacchettamento delle singole attività. Ok, l'Agile Story Mapping in genere è una tecnica che si utilizza durante le fasi di inception del progetto. Aiuta i team e gli stakeholder a fare un deep dive. Siga! Sta per iniziare Momenti Alti di Pierpaolo. Non me lo ricordo. Voi siete voi alla vostra epoca. La nostra epoca. Guarda che c'hai 10 anni di differenza da me, non è che ne hai 2000, cazzo. 8 anni. Non è che sono di Cartagine. Siccome noi siamo nel Fenicio. Nel Mesozoico. Della vostra era. Ma vaffanculo, va. Allora, comunque, tornando al discorso. Anche esso l'execution è importante, quindi il successo è dato dal risultato per la comunicazione. Io grande. Adesso stappiamo una bottiglia, grande Piero. Non lo so, il tuo onore. Quale inni? L'inno russo l'abbiamo usato, altri inni importanti, l'inno inglese. L'inno inglese God Save the Queen. God Save the Queen, però fatta in modalità punk. Wella e benvenuto a un nuovo episodio del podcast sempre da Agile for Italy. Ricordatevi di leggere Agile Italia, la prima rivista che parla di Pierpaolo. Parla di grandissimi contenuti sull'agile, di forte esperienza sul campo, di cross fertilization fra le persone e di valori aulici in termini di people. E tra l'altro abbiamo avuto il colpaccio e il nuovo redattore capo è Alfonso Signorini. Bene ragazzi, a questo punto stimate con gli story point. Nel mio caso, se non volete usare gli story point, stimate con il cazzo che volete. Sì, no, è uno dei suoi, sempre il cazzo che volete. No, magari. E quindi, cioè, in un mondo che va avanti verso la moneta virtuale, il cazzo che volete potrebbe essere una derivata dell'Ethereum. E com'è che si chiama? Sei tu l'esperto. Sì, sì, Ethereum. Possiamo usare sia i Bitcoin che gli l'Ethereum, ma soprattutto io sono un fan degli altcoin. Io del secchezio. E quindi gli altcoin. Il secchezio. Il secchezio, che è la nuova moneta virtuale della secchezza dei Fauci, con il quale puoi comprare solo il disco della secchezza dei Fauci. Attenzione che qua c'è una... Ho messo la mano nel pacchetto di patatine ed le è puffa. Finito. Mica Pierpaolo, è finito le puffe, devono mangiarne due. In cazzo. Silenzio, mentre grasso, noi però. Parliamo, si è mangiato tutte le patatine. A casa di Davide adesso rimangono soltanto alcolici, non c'è niente di solido. E avete la scelta tra... il prodotto futuro che ancora non dichiariamo, il Vazen, comunque sia, va sì, bene. Ma è sempre liquido però. Birra, Vagin,
vodka e tutto quello che volete. Un pezzo di pane. Ah no, c'è un tarallo, scusa. Nah, sì, cioè, nella... no, adesso vi dico che siamo entrati nel caso di Davide, c'era una raccoglitore di le robe dove metti il pane, sì, no? Sì. E c'era un tarallo messo a mo' di stronzo in mezzo. È una arte moderna. Si fa un'installazione del MoMA, perché il salone del mobile è stato spostato per il coronavirus, allora io ho voluto dare la mia identità alla mia casa. Maschi, ma porca miseria. Un attimo. Ma è naturale perché non c'è nessuno in giro, quindi c'è tutto più pulito, semplicemente. Vuoi aprire una rubrica Super Quark? Sigla! Allora, per Super Quark questa sera vi racconto un aneddoto. Se voi andate fuori dalla finestra, guardate la luna e vi girate verso destra, c'è un pianeta gigantesco che penso che siano gli alieni a questo punto. E penso mi sono che sia o Giove o Marte. Comunque sia, è super luminoso e quindi io ho pensato, gli alieni stanno arrivando, il 2020, oltre a fare tutto quello che sta facendo, ci porterà anche gli alieni a questo Effettivamente punto. Effettivamente mancherebbe, dopo le cavallette... Il terremoto c'è stato ampiamente, esatto, in alcune zone d'Italia. Mancano gli alieni. Abbiamo in questo pre-podcast analizzato alcune parole come proctologia, vero Pierpaolo? Sì, non è... sono andato su Wikipedia a cercare il significato di questa parola, visto che come il resto degli altri 60 milioni di italiani stiamo diventando anche noi esperti infettivologi o virologi, stavamo permeando in quelle che sono le varie branche della medicina. Ma vuoi mettere passare come l'unico paese al mondo... in cui in momento di crisi chiami Pornhub? Cioè, ma io vorrei veramente viverla sta cosa, cioè, ma perché è andare oltre tutto, cioè andare sì. Oltre ogni forma di schema mentale, cioè chiami veramente, dico Pornhub come Netflix, come Google, chiami Google adesso senza dire Pornhub. No, vabbè, però è un'opportunità. Parlatene. È qua scatta sigla su sigla. Sigla. Allora, piccola parentesi a un evento che abbiamo partecipato, di cui non diciamo il nome, ma che si svolge in una città lagunare. Diciamolo, tizio. Allora, prendi, visto che si parla di investimenti, prendi, vai in questa città lagunare che non è tra le più economiche della terra. Vai là, sbattimenti di qua di là. Tutto figo, tutto bello, ospite di campione. Almeno il 30% degli speaker continuava a dire. Tipo, io mi ricordo che sono andato a quello che parlava di team distribuiti. Allora, ripeto, sì, noi sì. Abbiamo una certa esperienza, quindi ho detto, vabbè, però sentiamo, magari ti dà quell'idea in più, no? La usi. Allora, vabbè, a parte in inglese, vabbè, sti cazzi. Ma tu sei 11? Eh? Ma tu sei io 11. Sono 11, scusa, test inglese 11. E, a un certo punto fa, vabbè, secondo voi quali sono i problemi di lavorare da remoto? Parlatene. 5 minuti col timer, no? Che già mi dà fastidio. Io non sono tizio che mette il timer, cioè io proprio, cioè non l'ho mai sopportato, ma cazzo mio. Poi seconda cosa, vabbè, allora qual è la cosa che è venuta fuori di più? Parlatene. Cazzo, dopo 10 minuti che ero lì dentro ho detto, senti, vattene a fanculo tu e parlatene. Cambio stanza, vado all'altro speaker. Quali sono i problemi di questa roba qua? Secondo voi? Ma era per fare relazione. E parlatene. Sì, era per fare relazione. E parlate. Oh, quattro di fila così. Ma quelli bellissimi, diceva, parlate con quello vicino a voi, perfettamente sconosciuto, sì. E chiedetegli che cosa ha fatto questa mattina. Ho cagato. Che ne so? Posso fare un'osservazione? Infatti, sempre stando al ciclo di Tacma, che il nostro Pierpaolo ama citare sempre in qualsiasi momento, tipo oggi è andato a comprare le banane
dal fruttarolo sotto casa e gli ha parlato del ciclo di Tuckman. Poi ti è venuta la polizia. Gli hai chiesto cosa pensa della fase di adjourning? Io gli ho chiesto se lui mi ha detto le vuoi mature o meno. Io gli dico, io le voglio al secondo, corrispondente alla seconda fase del ciclo di Tuckman. E lui mi ha fatto il 10% di sconto pur di mandarmi via. Sei un cretino. Allora, io vi porto un'esperienza che viene dal 2014, in quale l'azienda per cui lavoravo mi ha mandato insieme ad un altro gruppo di ragazzi, cioè due, a lavorare per una grossa banca in Sud America che si chiama Itaú. In che paese? In Brasile. Sigla! Quindi immaginatevi quando mi hanno detto vai a Rio de Janeiro, bello lui, subito partiamo, andiamo io e due ragazzi di Roma col trenino. Già da Fiumicino in trenino. No, io sono più a Milano. Okay, scusate, perché... ti devo interrompere per Paolo. Il buon gusto mi impone di interromperti. E in questo momento nasce una sigla dedicata ad Andrea Ferraco. È sigla. Andrea Ferraco, un uomo dalle caratteristiche particolari. Cioè, Andrea Ferraco... Cioè, io guardo Pierpaolo che già, voglio dire, mi parla di annusarsi il culo per fare un team. Mi giro e vedo Andrea Ferraco con uno stick per i selfie in casa che fa un selfie al monitor. Cioè, io veramente... Vediamo come... Cioè, tu come... Vai, fai il selfie, Andrea, vai. Aspetta, no, è chiuso. No, non fai il rapper basso del selfie, che è veramente... Vai, spiegati i motivi per cui hai un bastone del selfie. Cioè, non esatto, perché fai i selfie, perché hai un bastone del selfie. È bellissimo. Ma per prendere i cappotti d'inverno, mamma mia. No, per... è proprio bello. Quando ce l'hai non puoi più farne a meno. Diventa una cosa proprio, guarda... Vediamo, guardate la foto... Cioè, sto guardando la foto da un telefono tramite una videoconferenza. Voi dovete capire che Andrea era il mio capo. Ma questa cosa... Io voglio dirlo perché cioè, è fattuale, come direbbe Feltri. Pierpaolo mi fa, dovremmo trovare... È la prima volta che lavoreremo io e Pierpaolo insieme. Giusto, Pierpaolo? Sì, vero, confermo. Quanti anni è che lavoriamo insieme? Vero. Siamo colleghi? Sei. È la prima volta. Lui sì, mi fa, sì. Dobbiamo trovare dei working agreements, e io ho detto, vai a fare in culo. E quindi non c'è stato un momento, 10 millisecondi di ping proprio. Sì, siamo già in performing noi. Voilà, benvenuto al nuovo podcast sempre da Jeff for Italy, sempre con i nostri sponsor che sono che è il disco di Fusion Progressive, non metal, però Fusion Progressive, che ha avuto tanto successo in Davide, in quale nazione? Beh, sicuramente ormai hai tutta la Lituania, Lettonia e Estonia, sicuramente. Poi puntiamo alla Polonia, così con due calze, poi uno va là. Ci sono bionde più bionde, i paesi che ho detto io. Ah sì? Ah, sei sul pezzo. Sì. T'avevo sottovalutato. E poi devo dire che anche in Italia il successo... sta crescendo. Io è andato un casino nella provincia di Codogno, anche qui in provincia di Verona ogni tanto sento un bambino passare, sai che c'è delle fauci.
togliamoci anche un'altra notizia che è entrata, che riguarda casa Cimirro. Cimirro ha affermato che ho finalmente scoperto Mussolini. Ma Pier, ma hai usato la macchinetta? Pierpaolo Cimirro, cercando di migliorare il proprio aspetto, si è fatto la boccia in testa, e quindi inneggiando a Mussolini. No, dal parrucchiere. No, no, siccome io soffro il caldo. Ci hai pagato pure. Sì, soffro il caldo e l'umidità di Milano. Sono andato a riapertura dei parrucchieri. Sono andato e mi sono fatto i capelli corti, diciamo così. Potevi venire qui perché stasera è freschetto invece. Vedi, rimanevi di sinistra così. Uela, benvenuti in un altro podcast che riguarda Pierpaolo. La Journing, che è la quinta. Come? La Journing, che è la quinta fase del ciclo di Tuckman. Ma sì, è la received pronunciation. Pierpaolo, mai che. Come? È tutto aerodinamico. L'hai detto con la received pronunciation. Sì, UK English. UK English, è quella della regina. Lui è della provincia di Bristol, come disse una volta. Prima di fare il momento serietà di quella fase lì che ha detto prima il Pierpaolo, c'è un nuovo episodio di Casa Casari. Sigla. Ieri è stata approvata, è stata fatta la prova di lancio, perché poi non è stato lanciato niente da Elon Musk. Sono diventato un astronauta ieri sera. È diventato un astronauta ieri, Davide. Ma noi ci chiedevamo, visto che lui era il fondatore di PayPal, hai capito dove è finito il tuo 4%? Maledizione. È la prima cosa che ho pensato ieri sera quando ho visto un'astronave da miliardi. Ho detto, eccoli lì, tutti i soldi che ha fottuto alla gente di PayPal. Sponsorizziamo Astronauticast, quelli di ieri sera, perché sì Astronauticast grande cazzo. Mi hanno fatto cosa è? Un podcast che ci sono dei ragazzi che fanno un podcast da 13 anni che parlano di astrologia, in pratica di astrologia, sì, o di astronomia, l'acquario, tutti e due. Ma che tutti e due, che cazzo stai dicendo? L'astrologia astronomia tutto, ma non parla di astronomia, parla di astronomia. Quindi mi posso sentire che cosa pensano dello scorpione. Infatti, ma non parlano di astrologia, no, però le ho ascoltate un po' di è vero, no, veramente, cioè, non so più cosa dire. L'astrologia è quella dei segni, ma tutto parla, ma non parla di quello. Ok, scusa, una cosa solo al volo. L'OMS oggi ha dichiarato che Jürgen Appelo ha trovato un possibile vaccino per perché diciamo che adesso è costretto in casa e vedo che ordina la libreria e purtroppo non si ma fa non più male, ma non si sta più infortunando. No, però gli incidenti domestici dovrebbero essere la più grande percentuale di incidenti, e quindi non è detto, Jürgen, stai attento quando esci dalla vasca, perché è un attimo. No, durante questo corso del management aziendale di Jürgen Appelo, Jürgen Appelo, che non ho storie su Jürgen Appelo. Sì, ultimamente non si sta spaccando una gamba o bollando un occhio. No, infatti. Vediamo se su Facebook dove si trovi nel mondo. E magari nel prossimo episodio facciamo la mirabolante vita di Jürgen Appelo, però... Non era esattamente una retrospettiva, c'è un gioco che si chiama Collaboration Retrospective, che si trova sul sito Mindsettler, che indovinate di chi è? Jürgen Appelo. Ma scusa, quanto tempo è che non parliamo di Jürgen Appelo? La mirabolante vita, sigla! Allora, il nostro Jürgen Appelo, secondo me, non ce la sta facendo, passa le giornate a riordinare, anzi ha costruito una libreria a mano. Ho visto. E c'era pure virtuale su Airtable. Ah sì? Quella non l'ho vista. Ho visto la creazione che ha fatto manualmente, in cui ha dimenticato un buco e quindi si chiedeva cosa mettere in quel buco. Forse prendere le misure meglio prima poteva risolvere la situazione. Comunque ti ho interrotto. Vabbè, prima, dai, capita a tutti. Pierpaolo,
Ma Jürgen Appelo! Sigla! Allora, io non ho particolari news di Jürgen Appelo. Neanche io, però stavo pensando al Delegation Poker. Ok, vai. No, però ne parliamo in un prossimo podcast. Però, Jürgen, fai qualcosa perché oggi mi è arrivata forse una mail. Che... Pure a me è arrivata un'email, un sondaggio. Che io ho aperto e diceva, saresti disposto a pagare per un workshop da remoto? No. Sì, no. No. La seconda domanda è, quanto saresti disposto a pagare? Ma se ho detto no. Figa Jürgen. Sempre noi, siamo sempre in quattro, Terroni contro Polentoni, Gentleman contro Villici. Ormai è una battaglia che io e Davide stiamo vincendo a mani basse. Io aprirei senza pop così, 1-2-3 con la mirabolante vita di Jürgen Appelo. Sigla! Allora, Jürgen. Ci ha combinato mo' Jürgen, non lo sto vedendo. Allora, sta sempre mettendo a posto il mobile. Sempre mettendo a posto il mobile e lo ha rincollato. Ho visto immagini. Ma l'hai fatto il coso? Ma l'ha fatta la board. L'ha fatta la board per rincollare un mobile lui? Non lo so. La wedding board, la furniture board. Comunque lui ha detto che oggi ha fatto la sua 120esima corsa della sua vita, di 25 km, quindi comunque stima in 2 ore e 9 minuti, ritmo di 5,10 minuti a chilometro, è la mia corsa più lunga di sempre. Pensate, non si è infortunato, che è la notizia. Incredibile. Poteva cadere in un fiume di Amsterdam. Ma quanti anni ha? E morire. C'ha una foto bellissima di 10 ore fa con i calzini che pensavo di utilizzare. Madonna mia, ma che calzini sono? Madonna, ma io veramente, cioè, e me lo dice un podcast che in questo momento ha Pierpaolo con la canotta che si vergogna a farla vedere. Sì, io non vorrei interrompere questa idea con il ragionamento che state facendo, però ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la mirabolante vita di Jürgen Appelo. Sigla! Allora, Jürgen... Non sentivo notizie di lui da un po'. Jürgen che ha chiuso l'azienda, che ha fatto? Non lo so, io vedo che lui ha dipinto, finalmente è riuscito a concludere il fatto di dipingere la nuova libreria. Quindi ottimo, siamo contenti per lui. Ma perché ha perso il lavoro? Non ho capito. Non si è capito, l'azienda. Non si è capito, Jürgen, facci sapere tue notizie. E soprattutto se c'è una correlazione fra i colori che hai scelto della libreria con i colori delle tue calze. Perché comunque vedo... te la posso dire una cosa, fino a qualche tempo fa io mi era paventata l'idea di contattarlo e dire voglio venire a lavorare con te quando cercavo un director operation, ma non lo so che cosa cercavo, non lo so, però ma mi affascinava l'idea di poter lavorare in un contesto come quello che lui descriveva. Però oggi mi sono fatto l'idea invece che è un po' folle, che forse è meglio stare a distanza. Sì, nel dubbio sto bene dove sto. Allora, ci sono importanti notizie che riguardano Jürgen Appelo. allora... Jürgen Appelo l'altro giorno... il gesso colorato. Si è rotto un braccio, quindi diciamo la notizia che l'ANSA ha dato è stata la mirabolante vita di Jürgen Appelo dall'armadio alle scale, nel senso che dopo aver conclusa la verniciatura dell'armadio è salito sulle scale e ci è caduto. Io vorrei ricordare che alcuni podcast fa ho detto Jürgen, gli incidenti domestici, la grande maggior parte degli incidenti, mi raccomando, ma non ci ha ascoltato, e quindi noi ci siamo sentiti il dovere di commentare il post di Jürgen Appelo, un tanto di fotografia, sì, gli abbiamo detto per favore stai attento, in un anno sarà il 10° incidente
E lui ha risposto: questa è una stima conservativa, perché è ovviamente un agilista, e qualcuno gli ha detto: devi rimuoverti il malocchio. Poi l'ultima frase io non l'ho capita in quanto di cultura nordica. Andiamo nel Terroni contro Polentoni. Qua ritorna un grande successo. Potremmo suggerire alcune consulenti specializzati nell'arte dello sfascino. Andrea dello Ferraco. Sfascino! Che ne so! Sfascino. Cosa ridi? Che cazzo è lo sfascino? Lo sfascino, come sfascino? Non sapete cos'è l'affascino e lo sfascino? No, mi spiace. L'affascino praticamente è quando qualcuno in qualche modo dichiara di avere un'invidia verso una persona, ok? Quindi quell'invidia porta a far sì che gli accadano cose brutte. Ah, ho capito. Allora, tipicamente la persona che subisce queste cose si dice che è affascinata. Allora, per poter rimuovere questa situazione c'è bisogno di procedure molto complesse che soltanto consulenti di altissima specializzazione, vedi la signora della fotografia, sono in grado di fare. Sono tecniche di sfascino. Lo sfascino serve a togliere l'affascino. Allora, Jürgen, sigla. Allora, l'ultimo post di Jürgen ha fatto vedere che il gesso è stato colorato. Sì, ho visto. E quindi, insomma, il problema è che mentre si colorava il gesso si è rotto il piede. No, scherzo. Ma glieli mandiamo i nostri podcast? Ma non so quanto ne capisca. Ma poi io c'ho paura che un giorno quello si sveglia e ci querela. Vabbè, io c'ho la certificazione sua, dico il cazzo vuoi. Infatti pure io. Ehi, gringo, hai ascoltato Agile for Italy? Ora non c'è più niente, ma torneremo.